le batterie degli anni 70 si sono formate prevalentemente dall'esterno con conoscenze dirette, quindi stesso ambiente, stesso entourage, stessi paesi, stessi quartieri, ma poi si sono rafforzate in carcere. La vera scuola della delinquenza è all'interno del carcere, non è fuori dal carcere. Fuori dal carcere tu non hai tanto tempo, lì dentro hai tempo di parlare solo per quello, solo di quello, chi lo vuol fare, chi invece si vuol tenere fuori da quello riesce anche a tenersi fuori, però viene escluso dagli altri. La dinamica di quella rapina mi ha fatto capire tante cose, perché ho trovato dall'altra parte il direttore una persona veramente determinata, uno, come si suol dire, con le palle. E lì c'è una cosa abbastanza comica, no? Comica, ma era drammatica, ma molto comica col seno del poi, perché quello del GIS gli dice: arrendetevi che abbiamo carta bianca. Turrini risponde: fermatevi perché abbiamo 6 kg di esplosivo. E il GIS con estrema calma gli ha detto: noi ne abbiamo 2 tonnellate. A quel punto lì Turrini ha perso un pochettino la cosa e dice: beccati questo. E ha buttato in mezzo alle scale la prima bombetta, cioè fatta con la macchinetta del caffè, che non ha portato danno a nessuno, perché non poteva portare danno a nessuno, ma era un po' a scopo intimidatorio. Dall'altra parte, dopo un silenzio eterno, che sembrava un'eternità, ha detto: beh, sei ancora lì, beccati questo, va. E è saltato il portellone, da lì non si è più capito niente, perché sono arrivate da tutte le parti.